Salve a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre se questo e oggi siamo con la seconda parte del secondo episodio di Dolce Flirt New Gen. Vi invito a recuperare ovviamente la prima parte, ma anche il primo episodio e perché no anche i video aggiornamento. E niente, prima di cominciare vi ricordo di seguirmi su Instagram, che se volete supportare il mio canale potete farlo dando un'occhiata al link Ko-fi, Fiverr e Vinted in descrizione. Inoltre vi ricordo che nel canale trovate anche tutto Dolce Flirt Alternative Life Armin, tutto il Daria di Origins a Nuera Root Nevra e anche tutte le root di Mullet Lovers complete. Perfetto, tempo di attesa finito, quindi possiamo continuare l'episodio. Bellino, mi piace perché comunque rende il gioco più coinvolgente, diciamo. Segui per favore, entra, grazie per l'attesa. Sono entrata in ufficio sorridendo educatamente. Devon mi era sembrato piuttosto teso, forse mi sbagliavo. Sembrava piuttosto rilassato adesso. Hai avuto tempo di vedere tutti? Sì, ho preso nota, non dovrei aver dimenticato nulla. Perfetto, ti ascolto allora. Ho riassunto tutti gli scambi avuti con ciascuno dei miei colleghi. Per quanto riguarda Thomas, Devon gli ha chiesto di annullare immediatamente ciò che aveva iniziato. Ok, pensava che usare questo tipo di trucchi sporchi ci avrebbe solo portato al livello di Golden Dreams. Ok, ho finito il mio report in pochi minuti. E Amanda sta aspettando per i costi, per i preventivi dei biglietti di invito, ecco. Normalmente non dimenticavo nulla. Devon ha annuito sorridendo. Molto bene, quindi ti è piaciuto? Piaciuto cosa? Questa prima missione, parlare con tutti, vedere un po' come lavoriamo, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto conoscere un po' tutti. Mi sto abituando al mio nuovo ambiente. Che cosa ne pensi di quello che facciamo, dell'umore? È ottimo, è bello qui. Devon annuì sorridendo. Sono lieto di sentirlo, ero sicuro che avrebbe fatto un buon lavoro nell'accoglierti. Vedrai, troverai il tuo posto in un batter d'occhio. Lo spero proprio, non vedo l'ora di lavorare di più con tutti. Beh, è un bene che tu ne abbia parlato. Se non ti dispiace, vorrei che mettessi insieme una prima bozza dei tuoi appunti, aggiungendo immagini e i tuoi commenti personali, se ne hai, cercando di arrivare ad un risultato coerente con le proposte di tutti. Non ti sto chiedendo di fare il layout finale per il cliente, questo è un lavoro di Brun, ma scrivere un documento di lavoro che serva da riferimento. E se per te va bene, spetterà a te mantenerlo aggiornato mentre andiamo avanti. Ok, fantastico. Come ne occuperò subito. Solo una cosa, non ti lascerò occuparti di tutto da sola. Non è che non mi fidi, ma non voglio che tu ti perda. Scegli la persona con cui ti senti, chissà, più a tuo agio per aiutarti. Allora, bene, pensi che Thomas, potrebbe aiutarmi? Non so. Devo alzare le sopracciglia, anche se per un momento. Certo, sono sicuro che non sarà un problema. Se non hai altre domande, puoi andare a vedere subito. No, sto bene, arrivederci. Sì, dovremmo. Ok, perfetto. Quando ho lasciato l'ufficio, sono immediatamente andata da Thomas. Oh, stavo proprio cercando te. Vuoi vedere Damon? No, stavo soltanto aspettando che tu uscissi. Scusa, volevi vedermi? No, tu volevi vedermi. Per aiutarti con la tua prima bozza. Ah, stavi sentendo la conversazione. Non ho bisogno di sentirti, sei abbastanza prevedibile. Cosa intendi con prevedibile? Ho lavorato con Devon per un po' finora. Sapevo che ti avrebbe suggerito di lavorare con la persona di tua scelta. Ho anche notato che tu mi hai guardato più volte mentre parlavi. Così, allora ti dispiacerebbe aiutarmi. Oh no, siamo state spottate subito. Certo, è il mio lavoro. Possiamo sederci nell'area di break. Non saremo disturbati lì. L'ho seguito nell'area di break. Ok, ci siamo seduti su delle comode sedie. Normalmente non sono la persona che fa questo genere di cose, ma sono sicura che non è troppo complicato. Non dovrebbe volerci molto. Mostrami gli appunti. In realtà creare un riepilogo ci ha richiesto un po' più di tempo. Per quanto intelligente fosse, Thomas aveva ampiamente sottovalutato la portata del compito. Forse perché ha improvvisato e ha colto l'occasione per spiegarmi come funziona il drive a caso. Forse anche perché gli altri venivano a trovarci per chiarire cose, aggiungere e togliere. Dopo un'ora o due, siamo rimasti gli unici nell'ufficio, per giunta. Non avremmo sicuramente potuto essere disturbati allora.
Allora, cosa ne pensi di Devenement Hell finora? A quanto pare Thomas non ha avuto difficoltà a chiacchierare mentre lavorava. È buffo, Devon mi ha chiesto la stessa cosa prima. Questo non mi sorprende, è una domanda alla quale mi piace conoscere la risposta. E anche tu, apparentemente. Dato che questo è qualcosa che ovviamente abbiamo in comune. Spesso quando le persone si conoscono cercano prima di trovare punti in comune, ti consente di iniziare una conversazione senza correre rischi. In realtà questo è il motivo per cui è più difficile fare amicizia dopo una certa età. I giovani hanno evidentemente punti in comune, la scuola perlomeno. Gli adulti hanno il loro lavoro, ma una volta conosciuti i colleghi si trovano in un vicolo cieco. A meno che non ti iscrivi ad attività, club, quel genere di cose, ho annuito. A quanto pare aveva pensato alla domanda. A proposito, come sei arrivato qui? Conoscevi qualcuno? No, per niente, sono entrato in Devenement Hell subito dopo i miei studi di informatica. L'ho scelto perché sapevo che c'erano molte offerte di lavoro e potevo scegliere la posizione che volevo. La settimana dopo essermi laureato, ho visto l'offerta di Devon. Ok, penso che abbiamo quasi finito. Questa versione è buona. Comunque, in sostanza, si tratta di un documento provvisorio. E a quest'ora la qualità del nostro lavoro non farà altro che diminuire. È ora di fermarsi. Ho annuito, il mio cervello era in bottiglia, non riuscivo più a pensare. Abbiamo bisogno di riposarci. E tu cosa fai per rilassarti dopo una giornata così? Sul volto di Thomas apparve un sorriso malizioso. In generale, mi piace fare una bella camminata. Veramente, avrei pensato che fossi più tipo da. In un altro mondo dove tutto è possibile. Ah, sì, quello che mi aspettavo. Muoverti, te lo faccio vedere. Si alzò fuori dalla stanza prima di tornare 2 minuti con un auricolare ad alta tecnologia in mano. Che cazzo è un auricolare ad alta tecnologia? Hai già provato la realtà virtuale? Ottimo, almeno le prime volte. No, non l'ho mai provata, mi piacerebbe vederlo, crederci? Posso mostrarti se vuoi. Ho esitato per un momento, non sono. Non mi sento abbastanza a mio agio, non sono sicura, ecco, di sentirmi abbastanza a mio agio. Visitare grandi paesaggi, il tutto mentre sei tagliato fuori dal resto del mondo. Te lo prometto, è qualcosa che vale la pena provare. Inoltre, non dirmi che non hai mai sognato di poter volare. È uno dei sogni più grandi condivisi da tutta l'umanità. Ok, allora, no, quindi non morirò da idiota. È una mentalità fantastica. Tieni, mettiti questo. Mi ha passato l'auricolare e ha aperto il suo portatile. 1 minuto dopo ero nel mezzo di un paesaggio montuoso. Ecco, alzati, aspetta, ti aiuto. Ho sentito la sua mano sul gomito, rassicurante. Scena speciale. Con le scene speciali, goditi un momento intimo prolungato con la tua cotta e riproducilo tramite la tua libreria. I dialoghi. Ok, mi sa che dobbiamo giocare con questi di qua. Ha senso. Ha senso. Certo, ci giochiamo. Qual è il problema? No, ma cazzo che salto. Stare in piedi nel mondo reale senza muovermi nel mondo virtuale mi ha fatto girare la testa. Ah, che poi hanno messo appunto così, che così si può vedere. Là, quindi posso vedere quello che vedi tu sul mio schermo. Un po' di vertigini, potrebbe far venire voglia di vomitare. Non succede a così tante persone. Vai avanti, gira la testa. Il paesaggio si è mosso come ho appena fatto io. Ero un po' sorpresa che funzionasse tutto così naturalmente. Usa i joystick per muoverti intorno e i bottoni. Aspetta, ho tremato quando le sue dita hanno toccato la mia mano. Mi sono fermato un po', guardando le mie dita sui diversi pulsanti. Poi mi ha afferrato delicatamente il pollice per spostarlo sul controller. La sua mano è così morbida. Ecco qui, premi questo per volare. Curioso, ho premuto il bottone e il suolo si è completamente spostato. Prova a guardare dritto davanti. L'ho sentito, ma non riuscivo a staccare gli occhi dal terreno che si allontanava. E rimani consapevole che hai i piedi per terra. Ha ragione, sentivo la terra sotto i piedi. Eppure potevo vederla allontanarsi, ho avuto di nuovo le vertigini. Ho fatto uno sforzo per alzare lo sguardo, per guardare davanti a me. L'orizzonte si allontanava curvandosi. Io penso che sia peggio. Ho girato la testa a destra e a sinistra. Il cielo era ovunque, ero circondata dal vuoto, mi sembrava di girare. Mi sentivo instabile, credo di aver lanciato un piccolo grido. Voilà, non preoccuparti, ci penso io, ho sentito le sue braccia avvolgermi. Devo ammettere che non è stato affatto piacevole. Era perfettamente posizionato, mi teneva facilmente. Non avrei mai pensato che fosse così forte. La mia schiena era premuta contro il suo petto, potevo sentire il suo respiro accarezzarmi l'orecchio.
Avrei voluto girarmi, ma purtroppo avrei visto solo il cielo virtuale. I miei pensieri mi hanno distratto e ho perso di nuovo l'equilibrio mentre tornavo con i piedi per terra. Stai bene? Vuoi sederti? No, no, finché mi tieni stretta. Beh, è solo che limita molto i tuoi movimenti, ovviamente. Mi sono raddrizzata cercando di trovare un supporto stabile. Sentendolo vicino a me, tenendomi, mi sono sentita molto al sicuro. Certo che certe volte fa sta faccia. Ok, sto meglio, grazie. Disturbante, in che senso? Questo è inquietante. Non so esattamente di cosa sto parlando. La realtà virtuale è inquietante, per me sicuramente. Ma non credo che sia questo che mi ha fatto girare la testa di più alla fine. È normale, senza scendere nei dettagli, è colpa del tuo sistema vestibolare. Se lo incontro sarò sicuro di dargli un pezzo della mia mente. Potrebbe essere difficile all'interno del tuo cranio. Thomas mi lasciò andare non appena sentì che avevo ritrovato l'equilibrio. Ho cercato di non lasciare trasparire la mia delusione. Non sono sicura che si sentisse come me. Sei pronta a fare un altro tentativo? Più che pronta. Sono rimasta nel mondo virtuale per una buona mezz'ora. Ho seguito i consigli di Thomas, che mi ha abbracciato di nuovo con le mani sulla mia vita. Che carina, è troppo carina come illustrazione. Mi sa che io ho un nuovo lock screen. Ma che bella, è bellina. Adoro, adoro. Thomas mi è conquistato dai primi 30 secondi di immagine quando ti hanno fatto lo spoiler sul tuo personaggio. Io rimango della mia idea, fatemi sapere voi che ne pensate. Pensavo di aver trovato il mio equilibrio dopo pochi minuti, ma forse è abbastanza secondo lui. Immagino di aver fatto di nuovo un viaggio da qualche volta. E in realtà mi è piaciuto molto che mi tenesse in braccio. Quando ho tolto le cuffie mi ci è voluto un po' per riprendere il controllo delle mie normali sensazioni. È stato bello, vero? Quando ho tolto le cuffie... Sì, ok. Stai scherzando? Era completamente selvaggio. Le scelte non costa niente in questo caso, forse perché siamo ancora nel momento. Sorrise il mio entusiasmo annuendo. Ah sì, perché sono scese tante le gemme e quindi non ci hanno preso nemmeno un punto. Questa qui comunque è una buona cosa, perché tutto questo dialogo comunque ci sarebbe venuto a costare tanti punti azione. Punti azione che comunque avremmo potuto comprare con le gemme. Quindi in ogni caso abbiamo speso uno dell'altro, in questo caso meglio le gemme. È bello vedere qualcuno scoprire e godersi le sensazioni. Mi piacciono ancora, ma ci sono abituato e quasi un po' stanco. Bene, ci vediamo domani, buonanotte. Con queste parole inizio a fare le valigie per andarsene comunque. Ho fatto lo stesso e poi sono tornata a casa. Quando ho aperto gli occhi, il sole era appena sorto sopra l'orizzonte. Scopriremo chi ottiene il contratto oggi. Sono saltata giù dal letto, il cuore che mi scoppia. Spero andrà bene, spero che avremo il contratto. Ci stiamo lavorando da più di una settimana. Una settimana che non passavo la serata con Thomas nel suo gioco. E non ho ancora avuto l'occasione di lavorare esclusivamente insieme. Devon mi ha dato da fare cose differenti. Mi ha addirittura portato a presentare il progetto 2 giorni fa. Ci siamo presentati dopo la squadra di Jason. La presentazione è andata bene, almeno questa è l'impressione che ho avuto. Devon era piuttosto felice quando siamo partiti. Sarò presto, ma non importa, sono uscita. In ogni caso rimango qui e girerò in tondo pensando troppo alle cose. A Devenimentielle le luci sono spente ed è tutto chiuso, sono la prima. Ho iniziato a camminare davanti e indietro sul marciapiede. Non voglio entrare e sentire la mancanza di Devon quando arriva. Non so. Voglio subito la notizia, sono così impaziente. Dopo pochi minuti ho visto la sagoma di Roy camminare lungo la strada. Mi ha raggiunto correndo lentamente. Sei saltata fuori dal letto anche tu? Sì, sono troppo nervosa, pensi che avremo il contratto? Devon non mi ha voluto dire niente. O non lo sa, oppure vuole tenersi la sorpresa, pensi che sia un buon segno? Alzo le spalle scuotendo la testa. Roy e io abbiamo saltato allo stesso momento. Ehi, hai preso le chiavi, Roy? Hai perso le chiavi. No, siamo appena arrivati qui. Sembrate entrambi nervosi. Aspettate notizie sul contratto, sono anche curioso. Roy e io ci guardiamo tesi. Thomas sembra più rilassato. Siamo saltati di nuovo, allo stesso tempo, tutti e tre. Avete ricevuto la bella notizia? Cosa? Sai se abbiamo avuto il contratto? No, è semplicemente terribilmente ottimista. Non sa come pronunciare la parola notizia, sono sempre buone notizie.
Amanda non è ancora qui. No, sono stata la prima ad arrivare, non l'ho vista. Niente panico, sono qui. Non siete davvero tutti nervosi? Calmatevi, ce la faremo assolutamente. Non vedo come tu possa esserne così sicura. Non vedo la connessione, è molto più complicato di così. Ehi, ti sei mai chiesta se Devon non fosse già di sopra? Non ci sono luci accese al nostro piano. Se è solo nel suo ufficio, non sempre accende tutte le luci. Cosa stavamo facendo tutti nel marciapiede allora? Ci siamo allora tutti guardati fra di noi, prima di correre verso la porta. Siamo entrati correndo nell'ufficio di Devon. Oh, beh, immagino non sia qui, ma ne è valsa la pena controllare. Sta cercando qualcosa, ci siamo voltati tutti allo stesso tempo. Devon era lì sulla soglia con un grande sorriso sul volto. Mi sa che abbiamo avuto il contratto. Va bene, abbiamo ottenuto il contratto. L'ufficio si riempì improvvisamente di esclamazioni di gioia. Che bello, almeno. Tutti si abbracciarono gridando di gioia. Eccetto per Thomas, ovviamente, ma era comunque molto felice. Devon ha condiviso le sue congratulazioni. Baci e abbracci, direi. Strizzatine d'occhio e abbracci. Thomas mi ha dato un colpetto sulla spalla con un grande sorriso sul viso. Va bene, tuttavia ciò significa che ora può iniziare il vero lavoro. Mettere tutto su carta, quella è stata la parte facile. L'inaugurazione è tra 10 giorni, non abbiamo un minuto da perdere. Tutti si sparpagliarono per mettersi al lavoro. Abbiamo lavorato duro per rendere il progetto realtà. Non abbiamo pensato a nient'altro per i successivi 6 giorni. Finalmente la grande serata è arrivata ed eravamo finalmente. Avremmo potuto goderci la conclusione positiva del nostro lavoro. Dopo aver terminato gli ultimi dettagli, ci siamo riuniti tutti al Palazzo Nuovo per la festa di apertura. Tutto era come ce l'eravamo immaginato. Le luci di Thomas, le decorazioni di Amanda, i ballerini di Roy. Ah, benvenuti! Siete appena in tempo. Prendetevi un antipasto, ecco. Bello. È tutto come previsto? Vi piace? Sì, avevate ragione, è molto bello, gli ospiti sono contentissimi. Allora lo siamo anche noi, se organizzi altri eventi penserai a noi. Di sicuro, non preoccuparti di questo. Non esitare a pubblicare un'offerta per i vostri progetti, mi è davvero piaciuto questo piccolo concorso, ci siamo tutti voltati, Jason è qui. Che cosa stai facendo qui? Cerchi ispirazione? È importante imparare dai propri errori ed ero curioso di vedere cosa siete riusciti a mettere insieme con un piccolo budget. Cosa intendi con un piccolo budget? Cosa ne sai del nostro budget? Siete stati scelti perché il nostro progetto era più ambizioso, quindi più costoso. Mi sono rivolta a Devon, poi al proprietario. Davvero? Si accigliò grattandosi il mento. Oh, non gliel'hai detto? No, non ho trovato utile condividere questo dettaglio. Mi scusi, sembra che io abbia detto qualcosa che non avrei dovuto dire. Certo, un atto di goffaggine involontaria. A dire il vero è che mi è piaciuto di più il progetto di Golden Dreams, ok, ma ho preferito andare sul sicuro con Devon e Mentiel. Hai vinto, ma è una semivittoria. Mi sembra comunque che sia meglio di aver perso. Cioè, ma vedi questo di qua che fa? Ah, no, ho vinto io spiritualmente. Bro, non hai intascato i soldi del tuo progetto, non hai avuto l'incarico e noi sì, cioè che vuoi? Anche stabilire un budget fa parte del lavoro in realtà. Non hai fatto un lavoro migliore, che purtroppo è stato un po' troppo costoso. Hai fatto un lavoro in meno buono perché era troppo costoso. Rispettare un prezzo ragionevole era uno dei nostri vincoli. Non eri bravo quanto noi, tutto qui. Thomas alzò le sopracciglia, sorpresa dal mio spirito combattivo. Jason, dal canto suo, mi ha rivolto uno sguardo indefinibile, tra lo stupore e la curiosità. Incredibile, ha cominciato a lavorare da pochi giorni e già mi dà lezioni. Ma vorrei correggerti, conosco il mio lavoro. Abbiamo rispettato ampiamente il budget richiesto dal cliente. Eri appena sotto di noi. Con uno sguardo arrogante sul viso si allontanò da noi. Tocca a me essere più intelligente per tutti noi e tendergli la mano. L'ho raggiunto sotto lo sguardo smarrito dei colleghi. Jason, aspetta, penso che sarebbe interessante imparare a lavorare insieme. Nervosamente gli ho consegnato il mio biglietto da visita. Uno sguardo sorpreso gli passò sul volto. Ma che cazzo fai? Cioè, nel senso, non pensavo che la scelta fosse così. Sorrise beffardamente mentre lo prendeva.
Thomas mi ha guardato e ha guardato via. Mi dispiace, temo di non essere interessato, mi dispiace. Ridendo, strappò la mia carta in piccoli pezzi e li lasciò cadere sul pavimento davanti a me. Ok, bro. Ho già ottimi elementi ed è fuori discussione che mi associ in qualche modo a De Venementiel. Ok. La tua piccola azienda affonderà, è solo una questione di tempo. Ma se vuoi cambiare nave prima che sia troppo tardi, la mia porta è spalancata per te, segui. Annui mentre si allontanava. Ok, ma tiratela anche di meno. Se n'è andato in meno tempo di quello necessario per dirglielo. Una tattica interessante ed unica, ne valsa la pena provarci. Avevo ancora la sensazione che le mie guance fossero rosse per l'affronto pubblico che avevo appena subito. Non lascerò assolutamente le cose così. Mi sono tuffata tra la folla per inseguirlo, nonostante, le proteste dei miei colleghi. Le mie buone intenzioni se ne erano andate. Gli darò un pezzo della mia mente. Segui, i tuoi colleghi De Venementiel sono così noiosi che già ti manca la mia presenza? Certamente no, sono venuta per dirti cosa ne penso. Volevo essere gentile e civile. Ma ok, allora sarà la legge della giungla. Se è così che prendi le cose. Ti assicuro che anch'io farò tutto ciò che è in mio potere per rendere le cose difficili a Gold Dreams. Dovrai incolpare solo te stesso. La mia piccola inventiva non ha avuto l'effetto desiderato e un sorriso ha allungato le labbra di Jason. Ma che ti aspettavi esattamente? Vedo che il gattino ha gli artigli. Oh, sei qui, puoi provare quello che vuoi, ma ti prometto che De Venementiel sarà sepolto entro la fine dell'anno. E posso assicurarvi che lo farò in modo molto, molto meticoloso, affinché non ne rimanga nulla. E così non ti alzerai mai più, nessuno di voi. Un brivido mi percorse mentre ascoltavo la sua voce pronunciare le sue minacce. Ok. No, io non ce l'ho la scena speciale. Era per avere la cosa, ma la scena speciale con lui non mi interessa. Un passo verso di me, ok. Nonostante tutto, essendo una persona magnanima, sono io che ti lascerò la mia tessera. Ho sentito le sue dita scivolare nella mia tasca. Che viscido. Ah, no, allora, ok, era un'illustrazione che potevamo ottenere se avevamo il momento speciale, soltanto che io sono dell'opinione di prendere momenti speciali, ecco, soltanto con le crush. Questo era un momento da crush. Io pensavo che fosse un'illustrazione generale, un po' come capitava nel Daria. No, no. I cuori, quanti cuori ho? No, 159, no. Non mi interessa, ecco. Molto presto cercherai un nuovo lavoro. E a questo proposito, ho altre persone da vedere. Ci vediamo in giro. Senza fiato, sono corsa verso il mio team. Il ristoratore si schiarì la gola, visibilmente imbarazzato. Va bene, come? Non ti ho nemmeno offerto da bere. Fa segno ad un cameriere che si avvicina e presenta un vassoio carico di bicchieri. Ci siamo serviti tutti, Devon ha alzato il bicchiere. Miei cari amici, penso che possiamo brindare alla nostra vittoria. E nonostante quello che Jason potrebbe dire, a tutte le altre vittorie che ci aspettano, tutti abbiamo alzato i bicchieri sorridendo. Tutti hanno brindato allegramente tra di loro. Ho preso un sorso di champagne, pensierosa. Queste prime settimane sono state impegnative, ma anche gioiose. Chiedo cosa avranno in serbo per me quelle che verranno. Finisci l'episodio. Perfetto, allora vediamo che abbiamo. Sì. Mannaggia, me lo sono proprio completamente scordato. Va bene, ok, finisci l'episodio. Abbiamo finito l'episodio. Io sono troppo felice di questo. Chissà quando uscirà appunto il terzo episodio. Nel mentre fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E che io sono davvero entusiasta. Ha superato molto le mie aspettative, soprattutto le dinamiche di gioco, dal punto di vista grafico, di impostazione, eccetera, eccetera, che è diversa comunque, devo dire, dal classico gioco. L'unica cosa appunto che non mi convince forse sono questi scenari molto grandi, proprio a grandezza schermo. Forse sono un po' dispersivi dal mio punto di vista. Non so per voi che guardate il gameplay, anche perché io, come vedete, ho lo schermo che è più quadrato che rettangolare, quindi è un po' diversa la dimensione rispetto a YouTube, ecco. E niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Scusatemi, non avevo visto che c'è il countdown per il terzo episodio. È disponibile in 19 giorni e 21 ore, quindi fra 20 giorni, quindi uscirà martedì
mercoledì o il 7 o l'8 maggio. Ah, questo non l'avevo visto. Una bella notizia, quindi dai, dai, comunque che carino che mettono quando sarà disponibile l'episodio. Ovviamente spero che questo video sarà uscito per quel momento. Ok, la tradizionale festa di benvenuto. Bellissimo, non vedo l'ora, ecco. Detto questo, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!